Dal nostro punto di vista è avanti, speriamo che il governo e la Commissione europea non ci facciano perdere altro tempo perché siamo nel secondo semestre del 22 e dobbiamo far partire la programmazione 21-27. Io avrei sperato prima di poterlo fare, però gli accordi di partenariato tra la Commissione e i governi nazionali hanno tardato ad essere siglati, ma noi abbiamo rispettato tutti i tempi non appena questi accordi sono stati fatti. Nel giro di dei 90 giorni previsti abbiamo approvato in giunta e spedito alla Commissione i nostri programmi operativi. Speriamo che presto possano essere definitivamente autorizzati. Noi siamo pronti già da settembre, già dall'autunno, a pubblicare i primi bandi per mettere a terra questo oltre 1 miliardo di fondi a disposizione per lo sviluppo, per l'economia, per la formazione, per l'inclusione sociale.